Al termine del Consiglio Comunale del 2 novembre, il sindaco di Bracciano, Giuliano Sala, ha riferito in merito allo stato della situazione relativa alla minacciata chiusura dell'ospedale Padre Pio. Un tema che vede impegnate la maggioranza e l'opposizione in uno sforzo comune per cercare di scongiurare il pericolo di una forte ristrutturazione sanitaria che inciderebbe negativamente sul territorio. Il consigliere di opposizione Alfredo Massi, insieme al collega Pezzillo, hanno manifestato la volontà di contribuire fattivamente alla soluzione positiva della vicenda. Il 3 novembre il sindaco Sala, insieme a numerosi altri sindaci del comprensorio, si sono recati al Consiglio regionale, dove si è svolta una seduta del Consiglio stesso. Le valutazioni in merito a quanto esposto dalla Presidente, nonché commissaria alla Sanità Renata Polverini, si sono rivelate interessanti. Potrebbero aprirsi alcuni spiragli in merito al mantenimento di posti letto, soprattutto per ciò che riguarda le urgenze. Inizia così un confronto serio tra la Regione ed i territori. Per il 29 prossimo è prevista la presenza di una commissione inviata dalla Presidente Polverini per valutare in loco la realtà ospedaliera. Sabato prossimo, a partire dalle ore 16, si svolgerà un'assemblea dibattito promossa dall'Associazione Culturale Stella Polare, che si terrà presso l'Aula Consiliare del Liceo Scientifico Biandi Bracciano per aggiornare l'opinione pubblica in merito al tema dell'ospedale. Consigliere Massi, appena terminato il Consiglio Comunale, il Sindaco ha dato delle comunicazioni per quanto riguarda la sanità. Qual è il suo parere in merito e che cosa intende fare? Per quanto riguarda il mio gruppo consigliare, il progetto Bracciano 2007, siamo partecipi attivamente a quanto ci sta proponendo il sindaco. Io direi che la nostra situazione, il nostro motivo di stare tutti insieme è quello riservato esclusivamente alla gente di Bracciano e non tanto alla gente di Bracciano e a tutti quelli che usufruiscono sul territorio del nostro ospedale. Quindi io condivido totalmente quello che dice il sindaco e faremo tutti quanti insieme, anche con i colleghi dell'opposizione, un'unica battaglia per cercare di riportare a Bracciano quello che in questo momento manca, a parte la riconversione dell'ospedale. Ma già da anni probabilmente sul nostro territorio è mancata una sanità pubblica importante. Sarò sicuramente vicino a questa battaglia insieme a tutti i colleghi dell'opposizione e posso parlare anche come consigliere del PDL. Quindi cercheremo anche noi tramite la Polverini di ottenere il più possibile per il bene dei nostri cittadini. Stiamo cercando di fare questo Comitato per la Difesa della Salute Pubblica, che in realtà vuole intervenire chiaramente su questa riconversione del Padre Pio di Bracciano. Speriamo di avere parecchie adesioni, qualche adesione l'abbiamo già raccolta, ci sono associazioni che sono d'accordo, mi ha scritto già il sindaco di Trevignano con una proposta che amplia addirittura quella che è la comunicazione che abbiamo dato. Questo comitato nasce e vedremo se riusciremo a trasformarlo addirittura in associazione. Io rimango sempre fermo di tutte quelle che sono le idee che abbiamo avuto in questo periodo, e che è quello di fare una civile protesta democratica e quindi tenere sotto pressione la Presidente, che possiamo capire quali possono essere i suoi problemi da un punto di vista economico per quanto riguarda la redazione di questo piano della riconversione delle reti firmato come commissario ad acta del governativo della Regione Lazio. Faremo in modo tale che ci possano essere alcune scelte condivise, e vogliamo fare scelte condivise e soprattutto ricevere proposte che non possono prescindere da una pregnanza di carattere tecnico, che io ricercherò attraverso il coinvolgimento degli organi dirigenti della ASL, perché fare una proposta che possa rimanere aperta, che so, una sala operatoria di chirurgia per 8 posti letto e poi i protocolli prevedono che minimo devono essere 20, insomma queste sono cose che possono esistere se le firma il sottoscritto, che non è un tecnico. Ritengo che sia positivo il riscontro che ha dato il consigliere Massi, totale adesione a quelle che sono state le proposte fatte dal sindaco in qualità di capogruppo del gruppo consigliare. Qui adesso si tratta di capire qual è l'adesione che noi possiamo avere dai partiti
politici che rappresentano diciamo la maggioranza della Regione Lazio. È troppo facile avere il consenso dei partiti di opposizione, ma qui è importante fare una battaglia di territorio ed è importante che tutti partecipino. Se i partiti che compongono la maggioranza della Regione Lazio, e quindi il PDL, l'UDC, che a Bracciano non abbiamo, ma l'UDC del territorio, e gli altri gruppi che rappresentano, ripeto, la maggioranza regionale, parteciperanno a queste strategie, a queste scelte che noi stiamo facendo, questo sarà molto importante, soprattutto perché sarà la dimostrazione che veramente è una battaglia di territorio e non di parte, ed è questo che vogliamo fare.